Io sono Capitan Chance. E mi stanno portando alla prigione di massima sicurezza di Garrick, chiuso in questo cellulare. Ma non sono un criminale. Sono stato affidato ad una missione speciale. Questo fa parte del mio lavoro. Dobbiamo formare una eccezionale unità da combattimento per volontà del dottor Mandy, della polizia di Garrick. Tre membri della nostra squadra sono già in questa prigione e stanno aspettando che mi metta in contatto con loro. Gli altri due vi stanno arrivando per vie diverse. Siamo stati scelti per la nostra grande esperienza in vari settori della scienza e della tecnica e per le nostre capacità fuori dal comune. La prima missione è di evadere da questo carcere. Nessuno ci è mai riuscito prima. È molto importante il modo in cui riusciremo a compiere questa missione. Non ci conosciamo. La creazione stessa dei Gorilla Force dipende da questo nostro primo successo. La missione non sarà infatti né una finzione né un'esercitazione, ma tutto sarà reale. Il fallimento significherà la nostra morte. I membri della squadra saranno 6, me compreso, e il nostro nome in codice è Gorilla. Bene. Posso dire con certezza che non riuscirete mai a trovare alcuna possibilità di evadere da questa prigione. Se non credete alle mie parole, potete anche provarle. Qui sarete considerati solo ingranaggi di una macchina. Il vostro compito sarà smontare e rimontare gli scafi di navi spaziali e satelliti spie. Ogni ciclo di lavoro è diviso in 36 settori. Ora assegnerò a ciascuno di voi la sua posizione. Capitan Chance è arrivato finalmente. Nome in codice Babyface. È un esperto di manutenzione meccanica. Nonostante il suo aspetto, è molto sensibile, buono e generoso. L'operazione GL001 sta per iniziare. Il punto per il contatto è SH. Al punto T31 di questa prigione, devo contattare in qualche modo il mio compagno, chiamato in codice Mago. Sono arrivato. Questo dovrebbe essere il punto T e sono le 13. Eccolo. Da Mago a Capitan Chance. Ho contattato Venus. Adesso stiamo raggiungendo il punto finale SH. Seguiamo il programma con precisione cronometrica. Chiudo. Perfetto. Siamo arrivati. Guarda, è atterrata una navicella sconosciuta. E come mai? Non siamo stati informati. Fermate subito quell'aeromobile. Ok. Sì? Questa è la prigione di Garry. Lo sapevi? Certo che lo sapevo, sono venuto apposta. Allora dovresti avere un permesso speciale. Eccolo.
Molto bene, qui dice che sei venuto per uno spettacolo. Che genere di spettacolo? Beh, ecco... Oh, è Pressman Kingsley. Giusto, è proprio lui. Un autografo. Il suo programma è fittissimo di impegni. Come vedete, riesce a dormire solo in viaggio. Perciò non posso permettere che voi lo svegliate. Glielo chiederò io eventualmente al ritorno, d'accordo? Non dimenticartelo. Promesso. Cosa trasporti dietro? Le ragazze che partecipano allo spettacolo. Vogliamo vederle. Apri il portello! Bene. Beh, vi prego di perdonarci. Vai pure! A presto, ragazzi! Tutto sistemato adesso, tutto a posto. Vieni fuori, Venus. Eccomi qui. Mi sentivo proprio soffocare. E non pensavo che tu fossi così carina, Venus. Grazie. Ma tu, scusami, sei realmente il mago? Certo. Oh, e questa è proprio la tua faccia. A dire il vero non lo so, l'ho dimenticato. Ogni tanto, quando può servire, uso questa. È divertente, mi piacciono questi trucchi. Sai, sono veramente molto contenta di conoscerti. Anch'io sono contento, parliamo di lavoro. L'appuntamento con Capitan Chance è per le 16 in punto, mancano 31 minuti. Ok. Ti chiedo scusa. Nome in codice Superstar. È un professionista alle macchine operatrici, oltre ad essere un maniaco della velocità e della raffinatezza. Ehi, voi, toglietevi dai piedi, sbrigatevi! Nome in codice Jet. È un tiratore scelto eccezionale, ma anche molto orgoglioso e di temperamento facile a dire. Penso che ci creerà dei problemi. Ehi, vuoi fare un po' di esercizio fisico? Se ci tieni tanto a fare brutta figura, sono pronto. Wow, è raro che la mia proposta venga accettata. Avanti, amico, andiamo. Ci siamo. Mettetela, se creerete problemi finirete in cella di isolamento. L'incontro avverrà durante lo spettacolo. Porterete le lenti a contatto a raggi infrarossi. Non dimenticate di indossarle. Ok. Cosa state facendo lì? Volete creare guai già dal primo giorno? Scendete! Attenzione, prego. Per oggi il lavoro è terminato. Un famoso artista, il signor Pressman Kingsley, è venuto a trovarci senza preavviso con la sua troupe di musicisti e ballerini. Questa sera, pertanto, potremo assistere al suo show. Tutto il personale e i prigionieri si dovranno trovare nella sala principale fra 20 minuti. Esattamente come avevo previsto. Andiamo. Ok. Ok. Questa è la nostra prima missione. Tra 18 minuti esatti inizierà l'operazione evasione. Mission Outer Space. Sound. Just
È veramente magnifica. Il suo nome in codice è Venus. Anche lei è dei nostri. Roba da non credere. Sembra un angelo sceso dal cielo. Questo numero di ballo mi pare che non fosse nel programma, signore. Non importa, non ti devi preoccupare. Ah, veramente, io... Non essere così severo. Voglio che questa sera gli uomini si divertano. Domani lavoreranno di più. Come vuole, signore. La Force, riunione sotto il palco. Avete ammirato la grande Venus! Ed ora il beniamino della città spaziale di Garrick, l'uomo la cui fama non avrà mai fine, il grande musicista Preston Tigri! Bravo, gli effetti di luce sono stati davvero strabilianti. Sì, l'ultimo lampo mi ha letteralmente abbagliato. Bene, abbiamo completato l'operazione codice 430. Le lenti a contatto a raggi infrarossi hanno funzionato in modo molto soddisfacente. Adesso dobbiamo evadere. L'equipaggiamento? È pronto, Chance. Ok. Bene, fino adesso tutto è filato liscio come l'olio. Splendido, sei gentile, ti ringrazio. Oh, un segnale dal mago. Sta dicendo che si trova al punto N40. Andiamo. Oh, aspettatemi. Dove sono? Aiuto, aiuto! Tiratemi giù! Cosa sta succedendo adesso? Correte via, ora o mai più. Se volete fuggire, correte via! Aiuto, fatemi scendere! I prigionieri stanno fuggendo! Allarmi! Correte via, ora o mai più. Se volete fuggire... Correte! Correte! Non lasciateli fuggire! Sparate a chi scappa! Correte! Correte! Ah, sono spazzato! Correte! Correte! Chi ha organizzato tutto questo? Non deve assolutamente fuggire! Ma che cos'è quella carretta? Bene, siamo in perfetto orario, Babyface. Capitano, il montaggio è finito e tutto è a posto. Coraggio, ragazzi, tutti a bordo. Io dovrei salire su quel coso. Certo. Su quella trappola? Sapete, dubito molto che riusciremo ad evadere. Adesso salite a bordo. Jet starà alla mia destra, Superstar alla mia sinistra. Andiamo. Allora, vogliamo provare? Okay. Oh, ma è incredibile! Che ne dite, ragazzi? Non posso davvero crederci. Vieni. Ti ringrazio. Bella macchina, vero? Mettetevi i vostri caschi, forza! Ok. Venus, Babyface, forza, a bordo! Ok! Ok! Raggiungeremo il punto S35 passando per S20 del livello 2. Contatto! Capo, il quadro sta segnalando un veicolo sconosciuto. Bene, saranno senz'altro i capi dell'evasione. Dove sono? Stanno raggiungendo il livello 2.
Livello 2, blocchiamolo col sistema d'emergenza. Zeta, Superstar, controllate i sistemi operativi. Ok. Hanno abbattuto la barriera N30. Inserire lo scudo N31, svelto. Arriveranno allo scudo tra 20 secondi. Attivare scudo. Prima del punto 40 è stato attivato uno scudo energetico di grande potenza. Jet, pensaci tu a distruggerlo. D'accordo. Ottimo lavoro, Jack. Come sempre. Un'occasione per tutti. Ascoltatemi tutti, adesso andremo alla sala macchine del livello 3 abbattendo un portellone del canale numero 45. Ok. Ecco, quello è il portellone. Fuoco! Sono passati in un canale del livello spaziale 3. Troveranno la strettoia del teschio, ma attiva anche il raggio super. Jet, Superstar, controllate le funzioni meccaniche. Fatto. Inizia la separazione. Ok, Jet. Separazione effettuata. Attivate le funzioni individuali. Perfetto. Si è diviso in tre unità. Non è possibile. Questo è il nostro ultimo ostacolo. Venus. È arrivato il mio turno, finalmente. Il circuito di chiusura deve essere disattivato. Nessun problema. Adesso bisogna agire manualmente. Ci pensi tu, Babyface, per favore? Certamente. Finirò in un attimo, capitano. Devi fare molta attenzione, Venus. Stai tranquillo. Capitano, perché ti crei tutti questi problemi? Non sarebbe più facile farla saltare in aria? No, se noi facessimo esplodere la sala macchine, salterebbe in aria tutta la prigione. Questo è vero. Non ci avevo pensato. Stanno fuggendo! Sono riuscito a distruggere l'area operativa. Ci vedremo al punto S71N25 della città spaziale Manchi. Di Garrick. Mi sembra che lei abbia perso la scommessa. Non so. Pensavo di ricevere il primo rapporto parecchio tempo fa. Temo che la sua idea di una squadra mobile speciale sia soltanto una teoria non realizzabile. Sì, parlate. Via Gorilla, il dottor Mandy, prego. Capitan Chance, sono io, il dottor Mandy. Abbiamo portato a termine l'evasione. Torneremo alla base passando per la città spaziale di Garrick. La polizia di Garrick non li lascerà passare. Penso che sia troppo pericoloso per essere soltanto un test. Mi sbaglio, era stato lei a volere questa prova. Certo, ma non avrei mai pensato che ci riuscissero. Buona fortuna, Gorilla. Tutto è nelle vostre mani. I Gorilla Force saranno veramente grandi e invincibili solo quando si uniranno al mago nel punto S71N25.